signore, scusi, mi farebbe un favore grandissimo. Può darmi un'occhiata a 2 minuti che devo scendere alla macchina? Io corro la macchina. Sei storto, sei scemo, bassino, sei brutto. Mi sembri uno gnomo, con le gambette corte, con le manine storte, con 4-5 menti, tu sei veramente storto. Sì, ma non troppo. Ma come sono qua. Partite? Ecco, guarda se c'è il giornale. Cavolo, ma arriva o no? No, perché devo andare al bagno. Vuoi andare al bagno? Perché mi scappa, cavolo. Ah, sì, se poi lei la io. Mi può accompagnare lei? Grazie, grazie. Devo scappare un attimo alla macchina, posso. Può dare un'occhiata a lui, ragazzi disabili, lo lascio qua un secondo. Io vado, arrivo 2 minuti, vado al parcheggio. Grazie. Ma quanto ci metto? Abbiamo parcheggiato lontano. Cavolo, io devo andare al bagno. E solo che ho bisogno di una mano. Eh? Ho bisogno di una mano perché da solo non riesco. Ah, ecco. Per sedersi. Non so come devo slanciarti. Sì, solo che mi sembra male dirlo. Lei non è che mi potrebbe aiutare. Posso lasciare il mio amico un secondo qua che devo scendere un attimo a spostare la macchina? Sì. Grazie mille. Non ti puoi sedere? No, perché ho una sedia apposta. Ah, non puoi piegarti. No, non riesco a piegare le gambe. Non c'è problema, sto in piedi. E come fai? Dormi e stai in piedi? No, a casa c'ho una sedia apposta. Una sedia apposta? Sì, ho una sedia apposta. Ah, proprio. Ecco, sì. Devo andare al bagno. Ah, non sai dove è il bagno? Sì. E vai, dai, lo dico io. Ma perché solo che mi serve la mano. Il problema è questo, che i terremoti che sono venuti, c'è ogni 4 ore viene un terremoto. Adesso è venuto dopo 2 mesi. Cavolo, madre. Sì, adesso arriva. Perché devo andare al bagno. Cavolo, mi scappa. Voglio ringraziare quell'unico signore che davanti alla mia richiesta non ha esitato ad aiutarmi. Non ci voleva molto a dire anche solo: come posso aiutarti?